Io sono Giuseppe Taibbi, RSU dell'Agenzia delle Entrate. Secondo me oggi è veramente un momento importante. Io ritengo che questo sia, dopo tanto tempo, il momento opportuno, sia l'opportunità di una battaglia veramente ricompositiva che origina, che scaturisce dalle modifiche dell'articolo 18 e che non è solo l'articolo 18. La cosa è partita, diciamo una cosa preliminare, sono d'accordo, sono profondamente d'accordo con quello che diceva Antonio prima. L'articolo 18 è un principio di civiltà giuridica, è un principio di civiltà giuridica non tanto e non solo perché pone nella rubrica che adesso tra l'altro vogliono modificare, che nella proposta vogliono modificare, cioè si parlava di reintegro, l'articolo 18 era reintegro del lavoratore, adesso diventa invece tutela rispetto ai licenziamenti. Appunto, quello poneva un principio che non era solo ed esclusivamente il reintegro, ma era il fatto che il datore di lavoro, avendo davanti questa norma e appunto sapendo che se avesse azionato in maniera illegittima il potere disciplinare, il potere sanzionatorio e quindi oppure avesse illegittimamente licenziato il lavoratore, avrebbe avuto come sanzione sua, appunto, il reintegro del lavoratore, con tutta una serie di problemi che poi significano, co cosa significa avere in azienda un lavoratore che è stato licenziato in maniera illegittima? L'abbiamo vista bene con Melfi, no? Il caso di Melfi è chiaro, cioè loro assolutamente non ne vogliono sapere niente di avere lavoratori scomodi dentro l'azienda, lavoratori che gli pongono seri problemi. Che poi significa, se i problemi significa veramente, voglio dire, rivendicare i propri diritti. Quindi l'articolo 18, in questo senso, altro non era che il baluardo, cioè la misura che il legislatore aveva trovato per avere un luogo di lavoro dove non c'erano tra datore di lavoro e lavoratore rapporti autoritari, ma la parola del lavoratore aveva un senso e dentro il luogo di lavoro c'era democrazia e questa democrazia poteva essere fatta valere perché il lavoratore sapeva benissimo di avere un principio di tutela, un principio generale di tutela che lo garantiva rispetto a tutto quello che dicevamo prima. Il venir meno di questo articolo 18, appunto, significa porre sul tavolo del datore di lavoro una pistola carica che io userò come minaccia nei confronti di tutti coloro che di volta in volta chiederà. Nella peggiore delle ipotesi, voglio dire, come succede, la lavoratrice donna che va in maternità, i lavoratori, non so, quelli che effettivamente cercano, dentro l'azienda di far valere un principio di democrazia, di organizzarsi insieme agli altri per far valere il rispetto del contratto collettivo, no? Cioè, queste sono le cose. Rispetto a questo. Eliminare appunto l'articolo 18 non significa altro che avere la garanzia che tutto questo non succederà più. Significa avere un posto di lavoro dove il datore di lavoro la mattina si alza, ti dice quello che devi fare, tu lo fai senza mai poter mettere in discussione gli ordini che ti vengono impartiti, anche qualora questi sono dannosi rispetto all'organizzazione del lavoro, dannosi per la tua salute. E sono appunto principi di carattere autoritario. Significa avere effettivamente, non lo diciamo per fare, voglio dire, per impressionare, ma effettivamente questo è l'articolo 18. In ultima analisi è nient'altro che questo, cioè la garanzia di avere un posto di lavoro dove c'è democrazia, dove il lavoro effettivamente prende corpo quello slogan che è stato lanciato dalla FIOM, no? Che il lavoro è un bene comune. Il lavoro è un bene comune a patto che questo lavoro sia un posto di lavoro dove io ho dei diritti. Questa secondo me è la premessa di base. Attorno alla vertenza sull'articolo 18, secondo me bisogna fare anche un ragionamento che superi fortemente le divisioni. Che superi le divisioni tra lavoro pubblico e lavoro privato, e adesso dirò perché. Che superi la divisione tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti. Qui c'è Gianni, con tutta l'esperienza che ci siamo fatti sulle cooperative, no? Che sono posti di lavoro dove non c'è l'articolo 18. Dove le relazioni di lavoro prendono quell'impronta mafiosa della MTN. Ma non solo, per parlare di questa riforma significa parlare anche della divisione tra chi del superamento della divisione tra chi lavora e chi non lavora. E veniamo a tutta la parte della riforma del lavoro sugli ammortizzatori sociali. E appunto sul fatto che questa riforma si reggeva essenzialmente sulle gambe
su un principio base, cioè quello che ci hanno detto sin dall'inizio cos'era? Bisogna abbassare il livello di tutela per i lavoratori più garantiti. Voglio dire, io ho sentito un'intervista di D'Alema fino all'altra sera, ancora ripropongono questa manfrina come se ancora non fosse stato dimostrato che è una cosa assolutamente falsa, che è una cosa assolutamente ipocrita. Appunto, ci dicono che bisognava abbassare il livello di tutela per i lavoratori che un lavoro ce l'hanno, per garantire di più a chi, per esempio, non ha un lavoro. Appunto, basta leggersi tutta la parte, articoli 22 e seguenti, della riforma del mercato del lavoro sugli ammortizzatori sociali, a partire da quest'ASPI e della mini ASPI che hanno identificato appunto come meccanismi di carattere universalistico. Basta leggersi la norma, nient'altro, per capire che non è niente vero, che sono stati previsti dei meccanismi fortemente selettivi che non comporteranno assolutamente che da questa norma nasce un ammortizzatore sociale di carattere universalistico. Ritorno un attimo indietro. Il problema appunto che ci siamo posti, e per questo siamo partiti dal pubblico impiego nel porre questa mobilitazione, sull'articolo 18 si è innescato un dibattito, secondo me per certi aspetti surreale, e sul quale mi dispiace che anche la funzione pubblica e la CGIL non abbia espresso, dopo questa seconda stesura del disegno di legge, non abbia espresso parole forti. Comunque, la questione fin dall'inizio è stata se l'articolo 18, comprensivo delle modifiche, doveva applicarsi o no al pubblico impiego. Preso atto del fatto che in virtù del testo unico sul pubblico impiego, questo l'abbiamo detto tante volte, l'articolo 51 espressamente dice che lo statuto dei lavoratori si applica anche al pubblico impiego, quindi questa questione secondo me non ha nemmeno ragion d'essere, preso atto di questo, io ho sentito diverse organizzazioni sindacali, purtroppo anche dal sindacalismo di base, perché parliamoci chiaro, se noi ragioniamo sempre dentro la forma sindacale, dentro la burocrazia sindacale, dentro gli schemi predefiniti, i rischi ci sono. Perché io sento, da parte della funzione pubblica, della CGIL, della CISL, della UIL, ma anche da parte del sindacalismo di base, che il problema a proposito dell'articolo 18 nella separazione tra pubblico impiego e privato è che si deve convocare un tavolo con il ministro Patroni Griffi per valutare delle possibili deroghe dell'articolo 18 rispetto al pubblico impiego. Secondo me questo è il modo più sbagliato per affrontare questa vertenza. Significa ancora una volta porci su un piano identitario come lavoratori pubblici, dire al lavoro pubblico queste deroghe non si devono applicare perché noi siamo un po' più uguali degli altri, utilizzando una frase famosa. E quindi chiediamo espressamente al ministro delle deroghe, e queste le chiediamo su un tavolo che peraltro anche in termini di efficacia, voglio dire, io un tavolo che parte dalle modifiche dell'articolo 18 con le ricadute sul pubblico impiego, secondo me è un tavolo talmente inclinato sul quale anche se tu decidi di sederti non puoi andare che a perdere. Comunque secondo me, prima ancora di questa questione che mette appunto in luce la questione dell'efficacia di questi meccanismi, secondo me è importante mettere in luce il fatto che tra lavoro pubblico e lavoro privato, rispetto al governo che sta ponendo appunto i due tempi della riforma, perché dice per ora modifichiamo tutto l'articolo 18 e poi in una seconda fase lo valutiamo per come questo si applicherà al settore pubblico, secondo me rispetto a questo bisogna assolutamente opporre il tempo unico della mobilitazione, cioè questo percorso fatto in due tempi, lavoro pubblico, lavoro privato, altro non è secondo me che il modo che hanno trovato per devitalizzare per devitalizzare l'opposizione che stava nascendo intorno all'articolo 18, perché avendo tutta una categoria di lavoratori che sanno benissimo, come sta succedendo in questo momento, che dicono che tanto questa cosa a noi in questo momento non ci interessa, significa che per ora riesce ad ottenere le modifiche nel privato. Domani, avete visto già con i titoli dei vari giornali, avete visto già con il parere di diversi giuristi, anche un'eventuale deroga espressa, ammesso che venga espressa, perché io di questo ho seri dubbi, anche ammesso che venga espressa una deroga, questa ti dicono gli esperti di diritto che sarebbe passibile di eccezione di incostituzionalità, perché avremmo lavoratori pubblici e lavoratori privati che di fronte a una stessa
a una stessa disciplina, vengono trattati, pur avendo la stessa condizione, vengono trattati in maniera diversa. Questo perché lo diciamo? Non è che lo diciamo per scoraggiarci e dire tutto perso. Questo lo stiamo dicendo perché invece di giocare sempre al gioco dei pompieri e venire a dire che tanto, non vi preoccupate, che noi sindacati ci penseremo, per il pubblico impiego ci penseremo noi sindacati, noi stiamo dicendo che questo non può essere assolutamente vero, che non funziona in questo modo e che anzi il percorso è veramente rischioso. Abbiamo noi organizzazioni sindacali che, come si è dimostrato bene purtroppo in questa vicenda sulle modifiche, sulla riforma del mercato del lavoro, ormai hanno un potere di contrattazione che è ridotto a zero. Non ci sono scorciatoie rispetto a questa cosa. Pensare ancora di poter rivendicare un ruolo del sindacato, pensare ancora di ritagliarsi un ruolo quando si sa benissimo che non si è più in grado di contrattare niente, perché probabilmente le modifiche dell'articolo 18 serviranno anche per l'espulsione di massa di tanti lavoratori al pubblico impiego. Qualcuno prima faceva l'esempio delle province, c'è anche l'esempio della ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL. Queste cose le sappiamo, sono terribilmente vere e sappiamo benissimo anche che l'espulsione di massa di centinaia di migliaia di lavoratori non significa semplicemente lavoratori a cui viene meno il reddito, significa anche la mancanza di erogazione efficiente di un servizio pubblico, perché poi questo è, voglio dire, il piano delle esternalizzazioni, il piano delle privatizzazioni dei servizi, altro non è che il modo in cui tutti noi, a partire da quelli che ne hanno più bisogno, si troveranno a vedersi erogati meno servizi. Dicevo questo per quanto riguarda il fatto che secondo me la divisione pubblico-privato, noi abbiamo fatto questa assemblea in cui abbiamo invitato anche la FIUM proprio per indicare questo percorso che ormai è necessitato e rispetto al quale ritengo che bisogna fare un'operazione di chiarezza, un'operazione di verità, cioè accettare ancora che il discorso avvenga su questo piano per cui il pubblico impiega una cosa e il privato è un'altra cosa e le organizzazioni sindacali stanno a questo gioco, ritengo che sia una cosa inaccettabile e noi questo aspetto lo dobbiamo mettere in luce. Dicevo che questo è il terreno anche sul quale si devono superare le divisioni tra diversi tipi di lavoratori. A me è piaciuta molto una cosa dell'intervento di ieri di Landini. Landini diceva: in tutta Italia tutti quelli che svolgono uno stesso tipo di lavoro a parità di mansione devono ricevere la stessa retribuzione. Questo significa porre un principio di base che ritorna terribilmente vero a proposito dell'esperienza che ci siamo fatti con le cooperative. Cioè, se noi riusciamo a mettere sul piatto questa questione e riusciamo non solo a considerare le fabbriche dove appunto c'è un rapporto diretto col datore di lavoro, ma che ci sono anche, attraverso il meccanismo delle cooperative, delle esternalizzazioni del servizio, ci sono anche meccanismi che non fanno altro che creare degli schermi, perché poi queste sono le cooperative, nella maggior parte dei casi, sono nient'altro che il modo che il datore di lavoro ha per non avere un rapporto diretto con il lavoratore, abbassare il numero dei lavoratori e quindi non applicare, se possibile, le tutele, ma comunque non avere un rapporto diretto con il lavoratore. Io per esempio pongo a questo proposito una considerazione. Non bisogna dimenticare che con il decreto semplificazioni, per esempio, è passata una modifica sul meccanismo di solidarietà all'interno della cooperativa, per cui il lavoratore attualmente, quando ha la cooperativa e il committente della cooperativa, può scegliere a chi immediatamente chiedere le proprie spettanze. Questo perché? Perché spesso si crea un meccanismo per cui le cooperative, siccome sono questa testa di legno, solo questa mera schermatura, arrivano, scompaiono, sotto mentite spoglie ricompaiono ed è ancora nient'altro che il datore di lavoro che cerca di diminuire il costo del lavoro. Rispetto a questa cosa, nel decreto semplificazione è stata approvata una modifica che può sembrare di poco conto, ma che in realtà non lo è, e che appunto si dice in quel decreto che il lavoratore prima dovrà chiedere le proprie spettanze alla cooperativa, quindi dovrà dimostrare di aver azionato tutta la procedura esecutiva nei confronti della cooperativa e solo successivamente potrà farlo nei confronti del committente. Porre tutte queste questioni, secondo me, non ci porta fuori tema, perché se noi affrontiamo oggi solo ed esclusivamente il tema dell'articolo 18, facendo finta che tutto il resto del globo non esista, che tutto il resto di tematiche non esistano, secondo me perdiamo una grossa occasione per fare anche un po' di chiarezza su quello che è il mondo del lavoro e sulle dinamiche
terribili che spesso agiscono dentro il mondo del lavoro. Avere le cooperative significa appunto quello che è successo a Padova con la MTN, significa avere quel tipo di dinamiche lì, dinamiche spesso incontrollabili, rispetto al quale il datore di lavoro non fa altro che esonerarsi da responsabilità, no? Lì abbiamo un committente che dice: io non ci posso fare niente, questo è il modo in cui lavora la cooperativa, come se quello non fosse un suo problema e come se quello non fosse il modo che lui utilizza per far diminuire il costo del lavoro. La terza divisione che bisogna superare invece è quella tra lavoro, tra chi lavora e chi non lavora, perché il mantra che ci hanno ripetuto per tanti mesi, appunto come dicevo prima, che questa riforma serviva a dare un po' di più a quelli che attualmente non hanno niente, si dimostra nient'altro che una finzione. Perché? Perché l'ASPI, con il meccanismo, l'ASPI integrale, l'articolo 22, con il meccanismo che prevede di aver lavorato 52 settimane nel biennio precedente, di fatto copre l'attuale indennità di disoccupazione, ma con la crisi che c'è, mentre l'attuale indennità di disoccupazione arriva a coprire fino a 12 mesi, l'ASPI copre 12 mesi come periodo massimo, ma anche un altro meccanismo che prevede che se tu hai lavorato un numero inferiore di settimane alle 52, tu prendi l'indennità solo ed esclusivamente sul numero di settimane lavorate, e quindi significa in realtà non altro che avere uno strumento universale e generale, significa avere uno strumento che in realtà copre lo spazio di uno che c'era già, solo con la possibilità che si abbia anche un livello inferiore di tutela. La mini ASPI è, non so, parlare di elemosina mi pare veramente il minimo rispetto a questa cosa. Lì addirittura hai un numero minimo di settimane per fruirne, cioè un numero minimo di settimane, di 13 settimane, e rispetto a questo tu prenderai la metà come indennità, la metà delle settimane che tu hai lavorato. Cioè siamo veramente rispetto ad un indennizzo, ad un'indennità che ha tutt'altro che carattere universalistico, e questa tra l'altro non copre tutti i lavoratori, ma lascia fuori il popolo delle partite IVA che si diceva di voler tutelare, lascia fuori i collaboratori coordinati e continuativi, lascia fuori tutta quella platea di soggetti che in realtà spesso svolgono un lavoro in effetti subordinato, e che in realtà svolgono un lavoro subordinato, ma che il datore di lavoro si trincera dietro la finzione dell'apertura della partita IVA e appunto dell'esternalizzazione di un servizio. Il lavoro a progetto, per esempio, non fa altro che, fingendo di disegnare chissà quali principi nuovi, non fa altro che prendere atto di quelli che sono gli ultimi orientamenti della giurisprudenza degli ultimi anni, che non ha fatto altro che dire, ma questo almeno come meccanismo limite, che se il progetto non esiste, il rapporto di lavoro sia convertito a tempo indeterminato. Voglio dire, su questo nessuna novità, già quando il progetto non esiste, questa è la sanzione che viene applicata. Mentre se noi avevamo posto come dato che è arrivata la necessità, come qualcuno qui ha detto, ma anche come è stato detto all'Assemblea della FIOM l'altro giorno, che venga posto perché è arrivato il momento, con questa crisi, che venga posta la questione di un reddito di cittadinanza che permetta appunto di avere un livello anche di libertà rispetto al lavoro e rispetto al fatto che tu non devi essere obbligato ad accettare qualunque tipo di lavoro che ti venga proposto, anche se questo è con le forme di sfruttamento più assurde, eccetera. Noi abbiamo oggi la necessità di avere uno strumento che sia di garanzia per tutti, che appunto altro non può essere che il reddito di cittadinanza, un reddito minimo che qualcuno, mi pare Landini quest'estate con una suggestione, aveva proposto che fosse agganciato al contratto collettivo nazionale come strumento unico di garanzia per tutti. Comunque, al di là di questo, secondo me la questione si è posta più che mai oggi come assolutamente tempestiva. E il fatto è che questa riforma non affronta assolutamente questo nodo, lo lascia, non si pone neanche il problema di affrontarlo, e quindi lascia sul piatto tutti i problemi che noi oggi qui abbiamo posto e che abbiamo posto nei mesi precedenti. Tutto questo ci serve per dire che oggi la posta in palio è altissima, ma che siamo di fronte ad una vertenza che, se siamo in grado di ricomporre i vari pezzi che sono coinvolti dalla riforma del mercato del lavoro e dal problema del reddito,
noi riusciamo ad essere veramente incidenti nell'ambito di questa vertenza e riusciamo ad arrivare attraverso un percorso collettivo e condiviso che parta dall'assemblea territoriale, si è fatta ieri, mi pare, se n'è fatta sabato, se n'è fatta una a Treviso, oggi Padova, ma dobbiamo riuscire ad estendere questo ragionamento a tutte le province, pensare, perché no, anche alla possibilità di costruire un'assemblea regionale dentro la quale, per esempio, poniamo il nodo di come arrivare allo sciopero generale, ma il nostro obiettivo ultimo deve essere, viste tutte queste premesse, arrivare ad uno sciopero generale che blocchi veramente il paese. Non so se siamo in grado di far cadere il governo Antonio, sicuramente quello che dobbiamo essere in grado di fare è di dire chiaramente che non è vero quello che Monti va sbandierando in giro per il mondo, che in questo paese sta facendo la macelleria sociale che sta facendo senza opposizione sociale. Questo non è assolutamente vero, noi dobbiamo essere in grado di dirlo e possiamo essere in grado di dirlo solo se facciamo uno sciopero che non sia la solita riproposizione di cose già viste, non sia la solita manifestazione a Roma con cui ci contiamo. Non ci serve che ci contiamo, qua ci serve che creiamo un meccanismo autentico, un meccanismo reale con cui blocchiamo il paese territorio per territorio, costruendo questa cosa dal basso a partire da quello che c'è nel territorio. Se a Padova abbiamo posto la questione delle cooperative, la questione delle cooperative io ritengo che si può fare stare dentro questa vertenza e che debba stare dentro questa vertenza, e che non farla stare sia un'occasione persa. Grazie.